dalla parte giusta è il vostro slogan di questa campagna, qual è la parte giusta? La parte giusta è la nostra, quella del Movimento 5 Stelle, per difendere i diritti delle persone meno difese in questa nazione. Sono i poveri, sono chi non arriva a fine mese, sono chi non ha un reddito alto, tutte queste persone qui. È Andrea Barbagli, il candidato aretino del Movimento 5 Stelle per la corsa al Senato. Ex candidato alla poltrona di sindaco nel comune di Civitella in Valdichiana, è attualmente membro del CDA dell'azienda speciale di Civitella. Sicuramente lavoro e ambiente sono tra le tematiche principali del vostro programma elettorale. Qual è in sintesi? L'ambiente, come ha detto, è tutto quello che comporta la difesa dell'ambiente. L'abbiamo già detto, comunque è nel nostro programma. Tra le tappe aretine della sua campagna elettorale anche quella, due aziende simbolo della crisi innescata dal caro bollette del territorio provinciale aretino, la IVV e la Polint. Il caro bollette, il problema di queste aziende che malgrado commesse, malgrado il lavoro, non possono più andare avanti per le spese che ci sono per sostenere il lavoro. Le difficoltà che ovviamente hanno anche tutti i cittadini, c'è bisogno di interventi, quale tipo? Il tipo, come abbiamo detto, il tetto alle spese, l'aiuto da parte del governo per questo, per le piccole e medie imprese, per i cittadini. Tra i vari sostegni al cittadino c'è anche il tanto discusso in questa campagna elettorale, reddito di cittadinanza. Beh, va, quello che si parla di una guerra tra poveri, penso che è una cosa ignobile, cioè c'è poco da dire, quando si fa la guerra a chi non ha, penso che sia una cosa sbagliata. Ovviamente, ovviamente presente nel vostro programma elettorale, sì, perché? Certo, è una cosa che noi abbiamo fatto, è una legge che abbiamo portato in Parlamento, l'abbiamo fatta passare e ora la difendiamo. A proposito di redditi, tra le vostre proposte c'è quella del salario minimo, perché è importante quella la vostra proposta? Perché ci sono persone che guadagnano 2, 3, 4 euro l'ora e non va bene in un paese civile. 9 euro lordi mi sembra che sia una giusta partenza per chi lavora. Come vi immaginate l'Italia del futuro guidata dal Movimento 5 Stelle? Beh, l'abbiamo già dimostrato noi governando. Abbiamo messo in pratica l'80% del nostro programma, se i cittadini ci vorranno dare ancora il loro consenso, continuiamo con questa strada qui.